Amatucci dentro, colpo di testa di Simic che mette ancora in calcio d'angolo. E su queste palle inattive il Milan continua a faticare un po'. Qui buona la copertura da parte di Simic di spegnere la fase di giro palla frenetico, di guadagnare qualche metro in palleggio. Bozzolan scambia con Alesi, prova ad andare sul fondo ancora Bozzolan, affrontato da Cagliodè, riesce comunque a mettere in mezzo. Non è riuscito a prendere il pallone che poteva dare una mano alla squadra. Fase di risalita. Simic poggia dietro, Nava ancora, sempre Simic, Toci su di lui, sempre Matucci, passa con un tunnel a Matucci, entra in area di rigore, che numeri ancora, Matucci dentro, Simic anticipa Tommy Berti e Falconi che invece vanno ad attaccare soprattutto il centrodestra. Pronto Simic al rinvio, tocca per Nava, quindi ancora Simic. Cerca la verticale verso Simic. Rischia tantissimo, si allunga questo pallone. Wissalan che continua a soffrire, un quarto d'ora sul cronometro di questo secondo tempo. Ancora in vita però la formazione di Abate. Guardando il punteggio, Simic, Traoré, prova a passare, Comuzzo, bravo, poi a proteggere. Riapre verso Simic. Cerca un lancio lunghissimo ma efficace, gran palla per Cuenca, buono anche l'aggancio. Poi fase di possesso palla adesso il Milan. Bozzolan sta giocando altissimo in questa fase di gioco. Sale qui Simic, torna da Victor. Questo pallone con un tuffo, ma in realtà la palla è uscita di un bel po'. Toci, Simic è in vantaggio. Vediamo se il serbo riesce anche a girarsi, adesso non è semplicissimo. Arriva Stalmach in suo soccorso. L'azione riparte in maniera sempre molto fluida. Cagliodè va sul fondo, cross, buona la copertura da parte di Simic, che poi vorrà Federico Mangiameli, perché è un attaccante. Già due gol in questo campionato, vedremo dove si andrà a mettere. Cagliodè intanto a cercare Toci, anticipato però da una buona copertura da parte di Simic. La rimessa laterale.